Buonasera al tecnico della Juventus Under 23. La prima cosa, oltre ai complimenti cui mi associo con lo studio, ci rivediamo qui a distanza di tanti mesi perché era la prima di campionato. Si vede un'organizzazione, si sono visti tanti progressi rispetto ad allora, si è vista una squadra dominante con idee chiare. Complimenti. Vi ringrazio, grazie. Io complimenti li giro ai ragazzi perché comunque hanno avuto una crescita probabilmente dalla prima partita che avevamo fatto qua in campionato, dove chiaramente eravamo molto più indietro rispetto al Pescara. Però poi siamo stati bravi a dare fiducia a questi ragazzi nel periodo dove avevamo avuto grosse difficoltà di risultati, e poi una volta che abbiamo cominciato a vincere, a fare risultati, hanno preso sicurezza, hanno preso fiducia e siamo arrivati ad oggi dove penso che abbiamo meritato questa qualificazione. Con facilità imbarazzante avete superato la prima linea difensiva del Pescara. Asa, Nonge trovavano spazio tra le linee, posizione, superiorità e poi la qualità nel palleggio vicino all'area di rigore. Sì, l'avevamo preparata in questo modo, sapevamo che il Pescara sarebbe venuto un po' in attesa, un po' nelle vie di mezzo, e abbiamo preparato la partita in questo modo. Poi a volte le partite le prepari, però poi devi fare in campo quello che hai preparato in allenamento, e qua i ragazzi oggi sono stati veramente bravi perché comunque contro una squadra comunque forte, con giocatori di qualità, fuori casa, con l'obbligo di vincere, contro anche un pubblico comunque caldo qua a Pescara, hanno dimostrato una grande personalità e giustamente sono stati ripagati. Prima delle domande da studio le faccio l'ultima io: se c'è un lato negativo di questa serata, chiaramente dopo il 3-1, forse l'esultanza lì, in quel punto sotto i tifosi del Pescara già amareggiati, è stato un po' troppo, perdete Pedro Felipe per le partite dei playoff, non è una bella cosa? Sì, in una serata diciamo da incoronare l'episodio finale chiaramente fa male. Io conosco i miei ragazzi, i miei giocatori, se ha esultato in quel modo lì sicuramente ha sbagliato, ma non l'ha fatto con cattiveria, perché sono ragazzi giovani che a volte non pensano a quello che fanno. Poi il parapiglia che si è creato probabilmente ha pagato Pedro, che non ha fatto veramente niente, abbiamo visto le immagini, però peccato, quello ha rovinato un po' una serata per noi di festa, peccato. Studio per il tecnico della Juventus Next Gen. Paolo. Buonasera Brambilla, nulla da eccepire ovviamente, complimenti per la vittoria meritatissima e il passaggio del turno. Ma si aspettava un Pescara così diciamo grande, che ha concesso grandi spazi alla vostra manovra, soprattutto nel primo tempo? Perché da quello che ci è sembrato, insomma, vedevamo che di fronte a ogni giocatore vostro, prima di 4-5 metri in molti frangenti non c'era nessuno del Pescara, cioè ci è sembrato un atteggiamento eccessivamente, voglio dire, fragile, quello della formazione pescarese. È d'accordo su questo? Ma allora ci aspettavamo insomma un Pescara magari più in attesa, che ci avrebbe lasciato il palleggio e avrebbe giocato più di ripartenza, quello sì. Poi probabilmente il fatto di essere andati subito in vantaggio ha scombussolato un po' i piani del Pescara. E poi in questa partita credo che grandi meriti ce li abbiamo noi, perché abbiamo fatto veramente una bella partita dal punto di vista tecnico. Potevamo poi negli ultimi 20 metri, una volta saltata la pressione del Pescara, andare a finalizzare in maniera più concreta, forse su quello abbiamo peccato, però io credo che tanti meriti vadano ai nostri ragazzi che hanno fatto veramente bene.